Amici di Bob Gear, ciao Luca, 9000 giri, Mirko, 9000 giri, buongiorno. Buongiorno. Cosa stavate combinando? Stavo vi ho beccato con le mani nella marmellata. Con le mani nel minestrone, come si chiama? No, marmellata è buona. Marmellata, va bene. Cosa state combinando su questa panamera? Questa è una panamera, questa qua è del 2 anni fa. Esattamente. È la seconda okay. versione, la seconda serie. Allora, questo è un motore, un 4000 V8 da 421 cavalli e stiamo facendo il solito discorso, ci conosci, facciamo quelle cose diciamo senza esagerare, quindi abbiamo avuto un input di toccare la parte motore, quindi avere un pochino più di coppia e potenza, di lavorare sul sound e poi di mettere a posto, secondo me, l'unica magagna che ha questa macchina, che è l'impianto frenante, o meglio la mescola delle pastiglie, l'unica pecca che ha questa macchina. Ok, ti chiedo scusa, lavorare sul sound su 4000 V8, che cosa si può voler tirare fuori? E allora, è sempre il solito discorso, questa qua è una vettura diesel. Adesso capisco. Mi sono dimenticato, era piccolo dettaglio. Diesel. È una diesel, mi sono dimenticato questo piccolo dettaglio, allora ma significativo. Sì, allora ci sta. Diesel per cui sì che c'è da fare qualcosa. Eh sì, il diesel per forza, perché rispetto a un benzina la motorizzazione diesel purtroppo soffre di qualunque ritocco tu vada a fare sullo scarico, purtroppo non hai gli stessi risultati del benzina, nel senso che il timbro, diciamo così, del diesel è un timbro basso, il benzina è un timbro alto, quindi anche proprio a livello di sonorità è una cosa completamente diversa. Secondo me andare a toccare lo scarico di un diesel, noi come noleggiatore di solito lo sconsigliamo, perché è un brutto suono, cioè non ha un sound bello. Cosa diversa è stessa macchina con un motore benzina, hai il vantaggio di avere, a seconda di quello che vai a toccare ovviamente, hai una sonorità decisamente più sportiva e hai anche in alcuni casi un vantaggio da un punto di vista prestazionale. Il diesel, se tu vai a toccare lo scarico, lo sai benissimo, non ottieni assolutamente nulla. Allora io direi, se sei d'accordo, sentiamo il sound originale, così almeno ci rendiamo conto di... Io questa la tolgo, tu togli la... si metti che vibra la Porsche. Esatto. Allora io sto qua, così dal microfono percepiamo il sound, immagino fantastico, del diesel 4000 V8 con tanti cavalli. Vai Mirko. Ecco, questo è il sound di come la macchina, che potrebbe essere una Passat, una regata, una quello che vogliamo, sono tutti uguali, cioè non è gratificante. Adesso certo. Vediamo. Per cui voi avete installato un... Noi abbiamo installato questo sistema elettronico che avevamo già visto anche precedentemente, che si chiama Active Sound Booster, che è un sistema che ha sviluppato 3-4 anni fa la Maserati, presentando le versioni diesel. E già, cavoli, che bello! E così si ha un suono più gratificante, non è eccessivo, non è particolarmente, non è diciamo troppo romboso, non dà fastidio anche in macchina, però è un sound che è appagante. Insomma, super coinvolgente, molto bello, la resa è decisamente... Ecco, questo è un sistema, come dicevamo, estremamente modulabile, quindi si scarica... Grazie Mirko! Spegni pure, Quindi si scarica? Si scarica un'app dedicata e attraverso questa app si entra in un configuratore dove uno può, diciamo, impostare o modificare. Ci fai vedere com'è il layout? Hai voglia? Dobbiamo pagare per fare? No, mi paga già lui. Bene. Allora, questa macchina ha la fortuna di avere, a parte l'app che gestisce tutto, ha l'impostazione della vettura, cioè puoi avere normal, sport e individual. Quindi quando tu schiacci ogni modalità, lui cambia anche modalità di suono in base a come tu l'hai registrato. E se tu registri che lo vuoi sul normal silenzioso, lasci silenzioso. Se vuoi sport un po' più aggressivo, o se no individual, ti scegli tu come vuoi. Puoi alzare il volume, abbassarlo, farlo staccare a tot giri, magari, che so, sei in autostrada, dici io 140, voglio che smetta di funzionare, lui puoi in maniera tale, esatto, che sia, o se no lasci sempre attivo, come si vuole, o se no si spegne direttamente dall'app, proprio spento completamente, torna alla macchina originale. Ok, perfetto. Questo è un intervento anche, fate abbastanza velocemente? Sì, diciamo, dipende dalle macchine, diciamo una giornata di lavoro, poco meno, ormai siamo diventati abbastanza bravini. Sulle prime abbiamo tribolato un pochino, però alla fine Mirko cose. È molto bravo nelle sue, molto preciso, quindi adesso più o meno, salvo casi rari, una giornata di lavoro riusciamo a farlo. Ok, parlavi di un'operazione anche centralina, quanti cavalli volete portarla? Sì, allora questo è un input che ci ha chiesto il cliente, di fare una centralina su banco, quindi una centralina personalizzata su banco prova, quindi
quindi come dicevo questa macchina è un V8 e nasce con 421 cavalli, ne abbiamo già fatte delle altre, diciamo che dovremmo arrivare sui 460 cavalli con un'ottantina, 75-80 newton metri di coppia in più, questo okay. È un po' il concetto. Invece questo discorso, quello dei freni, che come esatto. Dicevi è una macchina che soffre parecchio. Sì, diciamo che almeno per il sentito dire, avendola anche provata, diciamo che la lamentela del cliente, poi ci siamo anche un po' documentati sui vari forum, effettivamente dicono che l'unica pecca di questa macchina è proprio la mescola delle pastiglie, cioè le pastiglie vanno in fading molto velocemente, appena si utilizza in maniera un pochino sportiva, ha una massa che è notevole, quindi la massa di questa macchina è molto pesante, l'impianto frenante comunque è assolutamente dimensionato bene, non è quello carboceramico, per cui è un impianto frenante, diciamo, tra virgolette, normale, se vogliamo definirlo sì, normale. Forse meglio nel utilizzo quotidiano sì, questo tipo di impianto rispetto a quello del carboceramico. Carboceramico sicuramente è un utilizzo molto più dedicato estremo, alla pista, certo. E poi comunque con dei costi sia di acquisto, perché se uno dovesse cambiare una pastiglia o un disco in carboceramico, lascia giù un rene. Cioè non ci spieghi che la caratteristica sì, di queste pastiglie? Allora, queste pastiglie sono delle pastiglie, la ditta è la ABC, che è una ditta inglese, la utilizziamo da circa 4 anni e devo dire che è un ottimo prodotto. Loro ne fanno sia dischi che pastiglie, per quanto riguarda i dischi fanno i dischi sportivi, in questo caso abbiamo mantenuto il disco di serie, mentre le pastiglie fanno 4 tipologie diverse di mescole, quindi a seconda di quello che serve, tipo non so, mettiamo un disco particolarmente sportivo e il cliente vuol fare un utilizzo della macchina racing, diciamo così, pista e quant'altro, si mette una mescola rossa, tanto per intenderci, quindi con determinate caratteristiche. Piuttosto che il cliente vuole avere una pastiglia, diciamo, simile all'originale, c'è la green, che è la pastiglia simile all'originale. In questo caso è una mescola intermedia, non è eccessivamente dura, è la mescola giusta per questa macchina, perché comunque ha già un impianto frenante, chiamiamolo così, sicuramente sovradimensionato e sportivo. Quello che serve è avere un grip, cioè una accoppiamento della mescola della pastiglia con il disco che non la faccia faticare, che non mandi l'impianto in fading, e questo qua secondo me è il giusto compromesso, insomma. Perfetto, andiamo dentro, so che stai lavorando anche su un altro progetto. Sì. Eccoci Luca, all'interno dell'officina dove troviamo una Mercedes CLA, giusto? Shooting Brake? Sì, esatto, col motore 2000, quindi motore piccolino. Ancora turbo diesel, anche qui turbo diesel? Anche qui turbo diesel, sì. Dai, spiegaci che tipo di interventi state facendo su questa vettura. Allora, più o meno l'input era un po' tipo quello della Panamera, con la differenza che al posto dell'ottimizzazione dei freni ci hanno chiesto di ottimizzare la parte assetto. Allora, partiamo sempre dal concetto che questa qua è una macchina diesel, quindi sound è uguale a quello che abbiamo sentito sulla Panamera, quindi praticamente zero. Per poterlo enfatizzare, per poter essere un sound un pochino più appagante, abbiamo montato lo stesso sistema, quindi Active Sound Booster della Max House, anche in questo caso è plurimodulabile. Mirko, ci fai sentire il risultato sulla Mercedes, com'è? Perfetto Mirko, dico quasi più accattivante della Porsche, grazie Mirko. Rende molto, ma assolutamente sì. Beh, alla fine stavamo pensando alle cose della Porsche, è vero, questa qua a livello di risultato finale forse ha qualche cosa in più, ma probabilmente perché il motore è più piccolo e anche la vettura, la lunghezza della linea di scarico, cioè è tutto un insieme di valutazioni che hanno fatte. Su quella macchina, diciamo, non sarebbe un peccato montarne due di sistema, avendo la linea di scarico sdoppiata, potrebbe, diciamo, per aumentare ancora la sonorità bisognerebbe montare due sistemi. Noi abbiamo montato uno per anche questioni economiche, certo. E con due sicuramente si raggiunge il top, senz'altro. Benissimo, poi c'è un'altra invece chicca all'interno di questo Questo cliente vuole un po' di carattere in più. Un po' di pepe in più e soprattutto in questo caso l'input non era quello di lasciarci liberi sulla metodologia di lavorazione, ma la macchina è nuova e ci ha detto molto chiaramente fatemi tutte cose che non mi creino poi problema con la garanzia. Quindi per quanto riguarda la parte elettronica abbiamo montato questa centralina che si chiama Seletron, è una centralina esterna rimodulabile, quindi da non confondere con un modulo aggiuntivo che ha una taratura fissa. Questa è una centralina attraverso la quale noi possiamo scaricare n
programmi diversi, esattamente come se io lo facessi via seriale, con il vantaggio enorme che prima di andare in officina con un semplice, ti faccio vedere, un semplice clic, si toglie questa, si mette chiaramente un tappo di chiusura che è in macchina, la macchina ritorna esattamente come ci è stata consegnata. Finito e loro non si accorgono assolutamente di niente, volendo proprio spaccare il cappello in quattro, se vogliamo togliamo anche il cablaggio, in maniera tale che non si vede nulla di anomalo, 5 minuti di lavoro in più. Okay. Lavoro inverso, chiaramente, si attaccano i due bypass e poi questo. Io qua questa posso programmarla se voglio più coppia, se voglio più cavalli, voglio più cavalli bassi. Come se fosse una seriale, okay, come perfetto. Se fosse una serie. Ho gli stessi input, lavoro sugli stessi input. Sono escluse determinate funzioni, ma che in questo caso non ci servono, tipo non so, voglio toccare il limitatore per dire, piuttosto che andare a lavorare sul sistema FAP, non lo posso fare attraverso questo sistema, però sono dei sottomenu che a noi non interessa, cioè, okay. Nel senso, uno mi dice Luca, vogliamo avere più coppie e più potenza, non voglio avere grane con la garanzia, questa è la soluzione ottimale. Perfetto, ed è anche velocissima, anche per veloce. Sì. Va bene, ci hai anche parlato di ammortizzatori e sospensioni, con piacere vedo qua una serie di molle. Esatto, un po' di cianfrusaglie. Che cosa hai pensato? Allora, qui abbiamo pensato, partiamo dal concetto che vogliamo sempre avere una cosa non estrema, quindi quando andiamo a parlare di assetti almeno sconsigliamo, anche se ogni tanto ce lo chiedono, però siamo noi che sconsigliamo l'utilizzo di assetti estremi, cioè assetti come diciamo noi delle tavole da stiro, assetti da pista, perché se tu la usi a livello stradale il primo giorno sei contento, la prima settimana ni, la terza settimana me la riporti per rimontare all'originale, quindi assolutamente qualche cosa che sia sportiva ma per un utilizzo quotidiano stradale che non ti dia dei problemi. Detto questo, sono tantissimi anni, noi siamo rivenditori ufficiali sia per quanto riguarda gli ammortizzatori Bilstein che per quanto riguarda le molle della Eibach, l'accoppiata delle due devo dire è un ottimo compromesso. Le case stesse BMW, Mercedes, nelle versioni sportive, ovviamente non le montano marchiate Bilstein, le vernici le marchiano Mercedes, ma l'idraulica e la componentistica non è fatta dalla Mercedes o dalla BMW, è fatta dalla Bilstein. In questo caso il kit è composto da 4 ammortizzatori, questi sono i due anteriori e questi sono i due posteriori con uno stelo un pochino più lungo. Quello che cambia è ovviamente la taratura dell'ammortizzatore, lo stelo. Adesso tieni fermo un attimo. Sì. No, lo facciamo così, guarda. Ecco, okay. Basta vedere, tanto per vedere, questo qua è il diametro dello stelo. Adesso questo qui lo dobbiamo ancora montare. Se io ti facessi vedere il diametro dello stelo originale, è la sicuramente meno della metà di questo, non dico poco più di questo, poco più grande di quello. Quindi cioè, già questo fa capire il tipo. Poi la differenza che quelli di serie sono bitubo, questi qua sono monotubo, cioè c'è tutta una serie di considerazioni tecniche che chiaramente descrivono questo ammortizzatore come il top a livello sportivo stradale. Poi ovviamente da lì in avanti si entra nell'ambito agonistico, ma è una cosa che non ci chiaro, interessa. Questo è diciamo il top. Questo si chiama B8 come tipologia di ammortizzatore, ha lo stelo leggermente più corto per potersi accoppiare alla molla, la molla d'assetto, che ovviamente è più bassa, quindi essendo la molla d'assetto più bassa ovviamente anche l'ammortizzatore deve avere un stelo più basso. Da un punto di vista tecnico l'accoppiamento degli ammortizzatori corretti con le molle più basse è il meglio che tu puoi fare. Poi chiaramente subentrano anche considerazioni di carattere economico, tanti ragazzi ci chiedono ma io ho una macchina che ha non tanti chilometri, vorrei fare solamente l'abbassamento della scocca, gli proponiamo unicamente la molla Eibach. Diciamo che tecnicamente non è proprio il massimo da un punto di vista diciamo tecnico, però funziona, nel senso che è una molla che si può accoppiare anche un ammortizzatore di serie. Perfetto, perfetto, grandissima qualità chiaramente, sì, però insieme è il top. Insieme è il top. Sì. Benissimo Luca, abbiamo visto tutto per questa sì, Mercedes? Sì, assolutamente. Tempi sì. Di lavorazione per questa macchina? Tutte queste cose quanto? Ma guarda, 2 giorni. Dal momento, allora il discorso è sempre quello, alcune cose le abbiamo in pronta consegna in magazzino, altre dobbiamo ordinarle perché ci sono troppe macchine, troppe tipologie specifiche diverse e quindi abbiamo deciso di anche perché abbiamo un servizio con NTP dove noi facciamo l'ordine oggi, io domani a mezzogiorno ho il materiale in casa. Quindi certo. non ha neanche senso avere un magazzino enorme. Esatto, assolutamente. Una lavorazione di questo genere, sempre partendo dal concetto che Mirko è uno molto bravo, molto attento. 2 giorni, perfetto, benissimo, grazie Luca, grazie Mirko. Ah, stava aumentato, stava dormendo. Madonna, il ruggito del Max Auster dormiva. Ciao Mirko, 9000giri.it. Ciao, grazie Luca. Ciao Frank.